Sul Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Allora, ragazzi, volevo iniziare proprio da qui perché neanche a farlo apposta, cioè voi ne notate, Milton sta leggendo una favola al piccolo Kiro che parla ovviamente di un astronauta. Capite che la passione, io immagino sia una favola, ragazzi, comunque che riguarda appunto lo spazio, gli alieni, le stelle, e appunto la storia di un astronauta che va nello spazio, magari incontra gli alieni per studiare le stelle, tutte queste cose. E ovviamente il piccolo Kiro è super felice di ascoltare questa storia, ragazzi, guardatelo. Guardate che faggino, ma guardatelo, guardatelo, quanto è tenero. Nel frattempo che Milton sta leggendo la storia, appunto, Deidre è qui. Ragazzi, sì, Oh, è con la piccolina, con la piccola Barry, che è anziana, quindi ora va molto coccolata, ragazzi, ve lo dico. E quindi sì, loro sono qui. Piguna Fai Conference. una passeggiata breve, poi vedete più tardi, insomma, di rientrare. Mentre Renji, ragazzi, è qua, che ha appena finito di pulire i piatti. Diciamo che Le cose in questa famiglia non vanno proprio per il verso giusto. Caro, c'è qualcosa senza che ti metti a cucinare di nuovo? Vediamo un po', apri. Ormai il nostro Renji, ragazzi, potrebbe tranquillamente fare il cuoco, ve lo dico. No, qua cosa c'è? Tramezzino. Guarda, c'è il tramezzino BLT. C'è questo, quindi un'ora. Sarà variato fra un'ora, ragazzi, non sprechiamo il cibo. Torna a casa Deidre, potrebbero fare un film, perfetto. Forza, mangiate qualcosa. Dicevo, le cose, come ormai sapete, non sono proprio serene in questa casa. E vi dico la verità, c'è un cambiamento. Perché se io voglio concentrarmi sulle aspirazioni di tutti, come dicevo, ragazzi, oggi. Però, è accaduto qualcosa che scopriremo nel corso dell'episodio. O meglio, che Deidre scoprirà nel corso dell'episodio. Perché Renji, ragazzi, vedete, è ispirato. Ispirato perché ha un'idea, ragazzi. Le è venuta in mente un'idea per, secondo lui, risolvere la situazione. Vi premetto già che Renji, ragazzi, sì, magari sarà anche ispirato in questo momento, ma non in senso buono. Ecco, non è proprio un'idea buona, mettiamola in questo modo. Domani scopriremo di cosa si tratta, perché domani, ragazzi, sarà il giorno dello scherzo. Diciamo, ecco, con un altro per il tuo recente compleanno, Orione. Sì, proprio Orione, oltre ad averle fatto gli auguri per il compleanno, le ha scritto qualcosa che l'ha fatta un attimino rimanere, vedete, che faccia sospettosa. Come per... Ma perché Orione mi ha scritto questa cosa? Non capisco, sì, perché Orione, ragazzi, nel messaggio, immaginiamo che le ha scritto tanti auguri, ho saputo, cioè ricordo che oggi è il tuo compleanno, e io, ragazzi, immagino che ogni anno comunque Orione le abbia inviato i messaggi, in tutti questi anni, però, insomma, le ha scritto qualcosa, ora io non posso, ovviamente, in questo preciso istante dirvi cosa. Però un qualcosa che ha lasciato un attimino Deidre così, con questa espressione un po' dubbiosa. Diciamo che magari lei avrà scritto, ecco, non vado nel dettaglio, non pensavo che avresti mai preso una decisione del genere, però è la tua vita e io non voglio, cioè le ha scritto ovviamente il fatto che ora io non vi dico. E poi ha aggiunto dicendo: non pensavo avresti mai preso una decisione del genere. È la tua vita, però io ovviamente non posso permettermi di parlare. Anche perché, ragazzi, loro comunque, sì, il messaggino magari si sono mandati il messaggino per gli auguri di buon compleanno, ma non hanno più avuto contatti né rapporti. E quindi le avrà anche aggiunto: io non mi sento in diritto comunque di dirti cosa devi fare o meno.
Notare, sposati con Deidre. Ragazzi, lui Wow. vuole sposarla. Lui vuole sposarla, ha in mente qualcosa, come dicevo poco fa, non, di non proprio giusto e sano, mettiamola così, però ci è arrivato per sfinimento, ragazzi, più che altro. Però vedete, la vuole sposare proprio con tutto il cuore. Lui è innamorato di lei, mentre lei, ragazzi, ma neanche per finta. Togliamo questo dibattito di politica perché voglio capire se esce fuori qualcosa. Ecco, lei al massimo bacia qualcuno, ma sempre per, no? È una relazione, ragazzi, che ormai va avanti forzatamente, mettiamola in questo modo, un po' anche per il piccolo Kiro, perché ci sono spesso situazioni in cui i genitori, senza ovviamente farlo di proposito, pensano che sia giusto rimanere insieme quando i figli sono piccoli, per esempio come Kiro. Quello che non riescono però a capire è che quando si vive una situazione difficile come quella che stanno vivendo loro, in realtà i pargoli non ne traggono beneficio, ragazzi, proprio per niente. Magari sarebbe meglio dividersi. Ora non dico proprio divorziare, magari perché poi quella è una cosa molto soggettiva, ci mancherebbe. Oh, ok, perfetto, finisci con più 2 volte quando hai la mente concentrata e consegui il livello 5 di abilità mentale. Sei già a 4, patato, bravo. Però, insomma, continuare a portare avanti un rapporto insomma, che è logoro, no? Perché abbiamo visto, ragazzi, che Deidre e Renji comunque è una discussione continua, una lite continua, ragazzi, non se ne può più. E quindi sì, loro sono rimasti insieme anche per lui, non sapendo però che lo stanno in realtà danneggiando, perché come potete notare, lui sta sempre col nonno, non ne vuole proprio sapere di loro. Perché ovviamente, ragazzi, non è piccolino ormai, non lo è più, e quindi capisce e si scoccia, ovviamente. Notare anche qui, per esempio, no? Sembra una sciocchezza adesso, è fatto neanche apposta, però come potete notare, è questo. Cioè, allora addirittura nella foto di famiglia non stanno vicini, capite? Quindi è una situazione, ragazzi, veramente, veramente difficile, no? Da dover sostenere ogni giorno. Milton, ma chi ti sta chiamando? Scusami, non voglio farmi gli affari tuoi. Ho cominciato da poco a fare esercizi. Vuoi essere il mio compagno di palestra? Kevin, ma vuoi ammazzare tuo padre? Giusto per capire, basta queste storie. Basta. Anzi, andate a mangiare qualcosa, tutti e due. Siamo al giorno dopo, ragazzi. E come potete vedere, alle 4:35 del mattino, Range è qui. Nessuno ora può vederlo. Lui doveva assolutamente consultare qualcosa al computer. Io ovviamente ho messo, fai una ricerca sui metodi genitoriali, ragazzi, perché immaginiamo però che stia cercando altro. Però ci stava, ragazzi, l'argomento è questo, nel senso che lui sta facendo una ricerca tra le sue mail perché sa che ha ricevuto un'email importante, solo che non poteva controllarla prima con tutta la famiglia presente. E quindi sta qui, sta consultando un'email importantissima che qualcuno gli ha inviato. Ma chi, di cosa si tratterà? E soprattutto chi gliel'avrà inviata, ragazzi? Lo sguardo di Reggie non promette nulla di buono. Perché anche Deidre, ragazzi, nel giorno dello scherzo, pensando appunto che il messaggio che le ha inviato Orione fosse uno scherzo, ha deciso che dovrà, come dire, andare in giro a far visita a qualcuno. Hai fatto ciò che dovevi, perfetto. E ora, ragazzi, se ne andrà in bagno perché non deve, no? Far sospettare nessuno. Vai, vai a farti una doccia. È un orario, no? Abbastanza normale. Lui magari si sveglia di solito a quest'ora. Ed è abbastanza normale il fatto che Deidre, no? Svegliandosi non lo trovi accanto a sé. Ed è il giorno dello scherzo, proprio infatti la nostra ha pensato, ma Orione starà scherzando, cioè non può essere vero ciò che mi ha scritto. E quindi ragazzi sì, c'è qualcosa che non quadra, mettiamola in questo modo qui. Allora vai, 3 porzioni, perfetto. 5 ore, vai, vieni, prendi una porzione. E come potete vedere, soltanto l'idea di ciò che Orione l'ha scritto
le fa girare il Plumbob, ragazzi, quindi è sì felice, ma sta anche col Plumbob girato. Ragazzi, sì, perché quello che ha letto non le è piaciuto per niente. Non le è piaciuto proprio per niente. E dopo tanto tempo, Milton si siede di nuovo a tavola con la sua famiglia. Vi ricordate che si era un po' isolato, no? E Renji, ragazzi, un po' perché trama qualcosa, mettiamola in questo modo, un po' perché immagina che Milton gli direbbe qualcosa del tipo: ma abbiamo passato una Pasqua grazie a voi, eh? Meravigliosa, non potete proprio regolarvi, no? Allora evita, ragazzi, proprio evita, sì. Parla dei sogni, ecco, racconta il sogno che hai fatto al nonno e poi fai riferimento alla cultura pop perché volevi fare riferimento alla cultura pop. Milton, tuo nipote deve parlarti. Ti prego, siediti. Nonno ha sognato che trovavamo insieme un drago. Un drago? Amore di nonno? Sì, era un sogno bellissimo. Gerba? Warble! Basta, basta, Strawberry. Unix now. Vuole sempre da mangiare, nonno? Lo so. È un bel viaggio di fantasia. Non perdi certo tempo a prendere mosche, tu, bello di nonno. Potresti scriverci un libro un giorno su questo tuo sogno. Beh, sì, Milton, bravo, fai bene a incoraggiare tuo Cerca di nipote. chiacchierare un po' con tuo figlio. Magari parla dei sogni del tipo: ah, ho sentito che raccontavi al nonno di un sogno. Mettiamola così, ragazzi. Lei è incavolatissima. Ma non vuole darlo a vedere, ovviamente, che è incavolata, ragazzi. Quindi alterna, ecco, momenti in cui è felice, un po' borderline in questo momento la nostra Daedra. Momenti in cui è felice, diciamo che. Sapete i sorrisi quelli tirati? Ma in realtà le gira proprio da morire il Plumbob. Proprio da morire. Tesoro, puoi sederti? No! Strawberry ha vissuto un'esistenza felice e ricca di ossa, palline e latrati! Ma è giunto il momento di voltare pagina e raggiungere il grande porco canino del cielo, patata! Ma come fai ad essere di nuovo lercia? Vabbè, ragazzi, non ho parole. Non l'hai lavata allora, muore pure zozzissima, ma poverina! Ragazzi. Che vi devo dire? Ecco qua. Niente, ragazzi, purtroppo capita anche questo. E quindi adesso non sarà soltanto furente, ma anche triste, dai. Sono queste le gioie, nessuno se n'è accorto. Pensate che stia dormendo? Non sta dormendo. Volete darvi una svegliata, per favore? Daedra, ti prego. Oh, il piccolo Kiro è il primo che se ne accorge? Sì, traumi infantili, vai così, patato. No, Milton. Guarda che mi sa che Strawberry non sta tanto bene. No, beh. Grazie, Milton. Tutti distrutti, tranne Kiro. Mi hanno spiegato che la morte fa parte della vita. Ho capito, patato, ma. Porca pera, un attimino di. No? Tuo nonno ha le lacrime proprio goccioloni e tu zero? Bene, mi fa piacere, viva l'insensibilità, ragazzi. Kiro, freddo come il ghiaccio praticamente. No, Kiro, dai, non ci credo, davvero. Non te ne frega un fico secco, scusami. Impara a conoscere Milton, certo, questa sì che ha senso. Parla del giorno scolastico, vedete, tutti i desideri sono rivolti a Milton. Usa interazioni buffe con Milton, ok, va bene. Però. È morta Strawberry, non c'è più, lei è molto triste. Oddio, ragazzi. Sì, lo so, tesoro, mi dispiace. Un altro colpo al cuore. Poverina, no, ragazzi, mi dispiace troppo. Oh, ok, siete un minimo tristi, porca pera. Voglio dire, un minimo. Incontro imbarazzante. Ma con chi hai fatto un incontro imbarazzante, patato? Io non. Boh, vabbè. Milton pure, perché stava lì. E niente, ragazzi. Se non ci scappa un morto qua, in questa challenge, proprio. Cioè, se il Tristo non compare, almeno una volta in ogni episodio. Cioè, è proprio la nostra guest star ormai, non. Eccolo qua, anche da lontano, che è col wifi, scusami, vai lì almeno.
Ma che posta celere, la spedisci? No, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Che vi devo dire? Guardate, proprio la tristezza. Oh, meno male, va, è umano anche Kiro, ragazzi. Questa cosa mi consola perché già stavo iniziando a preoccuparmi. E la piccola Strawberry purtroppo non c'è più, rimane soltanto un'urna. Nonno, non toccherà anche a te a breve, vero? No, fatato, lui non farmici pensare, guarda. Solo il pensiero mi uccide. Beh, stiamo in argomento, sì, ok. Lui, ragazzi, se lo fa o non lo fa, fondamentalmente non è che gliene freghi granché. Hai ripreso proprio, guarda, lo spirito del nonno, fatato. Proprio sì. La nostra, ragazzi. Dicevo, allora, io devo andare. Il lavoro purtroppo mi chiama. E infatti Renji lancia subito la frecciatina. Ma anche oggi, neanche davanti a un lutto ti fermi, Le manda la frecciata, ragazzi. Perché ogni scusa è buona per attaccare briga ormai, no? Cerca di fare un'interazione con Milton, dai. Sii malizioso con Milton. Menti sulla carriera, del tipo la mia carriera, guarda Milton, ha ripreso ad andare a gonfie vele. Milton, sì, vabbè, come no. Ora ti credo. Ebbene, effetti. Sapete, non è una questione di malizia, ma la mia carriera va benissimo, Proprio fantastica. E il figlio? Ma davvero, papà? Allora organizzeremo una festa? Sì, guadagno molto bene. Ma sono felice per te. Sì, i giorni di pioggia non ci sono più. Allora nonno, che dici? Organizziamo una festa per il papà? Potreste venire a prendermi con una Ferrari, visto il mio successo. Nonno, organizziamo una festa in onore di papà? Beh sì, potrebbe essere un'idea, Milton. Ma certo, caro, ti stanno prendendo per i fondelli. Se la sono bevuta, ma anche no, tesoro, non se l'è bevuta nessuno, però va bene così. Quindi, ragazzi, la nostra adesso dovrà avviarsi, perché deve andare a parlare con qualcuno, anche se è a pezzi. Ebbene sì, ragazzi, la nostra si è recata proprio da Orione, perché quello che Orione le ha scritto nel messaggio non le è piaciuto neanche un pochino. E quindi ora vuole delle spiegazioni. Senti, guarda, io lo so che tu con me ti sei sempre comportato, insomma, in modo più che eccellente, che io, Orione, devo chiederti scusa per il mio comportamento, per come mi sono comportata con te. Oh, eccola! No, vabbè, dai, il giorno dello scherzo, Orione, non è proprio il caso, lui. Ma dai, insomma, non prenderla così, sorridici sopra! E lei, Sì, diciamo che non era proprio... Secondo me, ragazzi, un po' gli ha dato la sberla. Guardate la faccia. Un mix perché voleva veramente dargliela, un mix per scherzo. Non lo so. Secondo me ha colto la... no? L'occasione. E lei chiederà appunto spiegazioni. Dirà, senti, ma... Fammi un attimo capire. Come mai, ecco, fai una conversazione profonda con lui? Come mai... In quel messaggio, oltre agli auguri di compleanno, mi hai scritto quella cosa? Non avevi preso un abbaglio, vero? Magari, che ne so, una stella troppo luminosa in cielo? E lui... No, Deidre, guarda... mi dispiace tanto darti questa terribile notizia. Non lo sapevi? What's next? Io credevo lo sapessi, insomma, che fosse stata anche una tua scelta. E lei sta dicendo, guarda, io sono una donna di mondo, ma pensi che mai e poi mai avrei fatto una cosa del genere? Quindi, per favore... No, beh, mi sembrava strano anche per te. Beh, in effetti. Io mi dispiace. Non lo so, sembra come un videogioco tutta questa storia. Sta dicendo lui. Ora, io non voglio che scoppi una guerra per causa mia, ma guardate la faccia come gliela dice. Certo che lui vuole che scoppi una guerra, ragazzi. No, vabbè, dai. Addirittura una guerra, no. Però lui le dirà, guarda, entriamo in casa, parliamo. Perché io immagino è stato proprio Orione, ragazzi, a dirle, guarda, parliamone un attimo. Usciamo fuori e parliamone. No, tenta di rubare denaro, tesoro, ma anche no. E quindi a questo punto, ragazzi... Verrà un po' svelata la cosa. Chiedi della sua giornata. Cioè, lei dirà, Orione, ma chi ti ha detto questa cosa? Io non... No che non ne sapevo niente. Anzi, sono sconvolta. Chi la sa, oltre te?
Ti prego, non dirla a nessuno. Ragazzi, sta un po' nel panico la nostra. Ed è già triste. Quindi questa notizia che Orione le ha dato tramite SMS, convinto che lei sapesse già, le ha dato un'altra mazzata. A te non interessa proprio, vero? Ok, perfetto, ignori la tradizione. Gibbs. Ti prego, chi te l'ha Save detto? room Non loom ci vuole una scienza per mesh. capire che deve essere una Ofertà. persona che conosco. E lui no, Do you know what? assolutamente. Next. È una persona che ti conosce, cioè è un mio amico, ti conosce perché io gli ho parlato di te, Carla, sai, quando you. ci siamo lasciati io all'epoca mi sono sfogato, poi tu sei un personaggio famoso, pubblico, quindi perché sì, ragazzi, più che famoso in realtà, reputazione eccezionale quasi, dai, una buona reputazione. Ha una buona reputazione la nostra Dedra. Comunque quello che dice lui è: tu sei un personaggio politico, un personaggio pubblico, quindi quando ha saputo questa cosa me l'ha riferita immediatamente, più che altro perché sapevi, cioè perché questo suo amico sa che lei è una sua ex. E cosa è It's successo? really Ok, non as ci vuole though una scienza they. per capire che qui c'è Oh, qualcosa di trouble strano. had been Dimmi esattamente cosa sai. believed. Irla. Beh, allora, ti She may as well spiego you be. brevemente. Il mio amico è un avvocato, lavora in uno studio di avvocati e dirà un nome, ragazzi, di uno studio di avvocati a caso, ecco, tipo Anderson ed Anderson, mettiamola in questo modo ora. Mi aveva invitato, cioè al meglio, l'avevo invitato io per andare a pranzo fuori, Who sai, mangiare un caro? po' di sano cibo Oh, spazzatura. pulling the gun. E sono rimasto sconvolto perché quando sono They arrivato saw you. all'incontro con lui, mi ha detto che il tuo attuale compagno si era recato da lui per chiedere Abby. la custodia di vostro figlio, la custodia esclusiva. E lei, ragazzi, a queste parole proprio è un mix di emozioni. Cioè, era arrabbiata quando ha saputo questa cosa. Che fastidio, perché lei l'aveva presa come uno scherzo. Cioè, che Orione le avesse fatto uno scherzo. Anche poco carino. Però poi, ragazzi, si è subito ricreduta perché sa perfettamente che Orione non è quel tipo di persona. Orione è stato sempre un ragazzo d'oro con lei, gentilissimo, molto premuroso. Sa che l'ha amata, sinceramente, e quindi è venuta qui a chiedere spiegazioni. Poi c'è stata anche la morte di Strawberry. Ora questa notizia, ragazzi, e lei reagisce veramente a pezzi. Cioè, praticamente il caro Renji, ragazzi, l'avrete capito. Senza dire nulla, è andato a informarsi circa le possibilità che potrebbe avere nell'ottenere, non avendo Kiro il suo cognome, ma avendo soltanto il cognome Rainbow, appunto, perché lui è Kiro Rainbow, ragazzi, come potete vedere, non ha il cognome di Renji, sviluppa abilità nel frattempo però mentale. In pratica, Renji ha assunto un avvocato senza dire nulla per ottenere la custodia di Kiro. La custodia esclusiva, ragazzi, poi, quindi non vuole che Deidre poi abbia nulla a che fare con Kiro. E lui sta dicendo: Dio, mi dispiace veramente tanto di averti dato questa terribile notizia, dolcezza. Io credevo tu lo sapessi, insomma, non me l'aspettavo proprio, insomma, era andato fuori con lui per pranzo. E mi ha raccontato che, insomma, il tuo futuro marito ha offerto anche parecchi soldi pur di vincere questa causa. Non ne sapevi davvero nulla? Guardate, ragazzi. Guardatela, sta con le lacrime agli occhi. Perché lei sì, sapeva che tra lei e Renji c'erano dei problemi, ma non credeva che Renji sarebbe mai arrivato a tanto. Portarle via suo figlio, ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, sta tramando per portarsi via Kiro. E quindi automaticamente per mollarla. Ragazzi, e questo è. Lampima. No, io. Lei non Oh, parla. Paolo Oddio, mi Ciaba, sento un Flamon discorrotto, sto Shusha, parlando un solo io. Ti back, prego, Dider, dimmi Yanfu. qualcosa. Io non volevo ferirti. So. Mi dispiace davvero tanto. Shini, Lo so, Ufima. tu sei una persona buona. Uma, Samzo E Ma. so che non volevi portare via il sole dalla mia vita con questa Di cosa notizia. stavate parlando, eh? Posso saperlo? No, Oh, io. guarda, era giusto due chiacchiere, sai? Volevo ringraziarlo personalmente per avermi fatto gli auguri. Lei la mette in questo modo perché non vuole
dirlo a nessuno, ragazzi. Prima dovrà affrontare Renji. Ma lo affronterà? Oppure farà come ha fatto lui, ragazzi, una mossa alle sue spalle. Ora che sa. Ora che ha questo... Ma guardate lei! Questi sguardi quando loro si abbracciano, come per dire... Tanto lo so che ho fatto bene ad invitarlo alla tua festa. Noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Lei non se l'aspettava minimamente, ragazzi. Proprio zero. Non credeva che Renji sarebbe mai arrivato a questo punto. Magari sì, avrebbe chiuso il rapporto con lei, avrebbe rinunciato a sposarla, ma addirittura rifarsi, mettiamola in questo modo, su Kiro e cercare di portarglielo via, perché lui sta cercando di fare questo, ragazzi. Quando le cose non vanno e c'è di mezzo un figlio, spesso si rischia di trascinarlo nelle discussioni, no? Nelle faide che si creano tra genitori, mettiamola così. Ed è quello che sta facendo Renji, un po' per vendetta, ragazzi, non perché voglia effettivamente, come posso dire, lui sa che Deidre tutto sommato è una buona madre, però per farle del male, visto che lei comunque non, proprio non accetta di sposarlo, non fa passi avanti. C'è chi mi ha scritto: scusa, ma non potrebbe organizzare lui, no? Fare lui, ma per come è fatta Deidre, ma figuriamoci, ragazzi, se Renji può permettersi un azzardo del genere, ovvero di agire organizzando un matrimonio se lei non ha dato l'ok. Voglio dire, Deidre è ha un caratterino, ragazzi, ora la vediamo così, perché obiettivamente questa è stata una mazzata enorme, però Deidre è una testa calda, quindi Renji non farebbe mai una cosa del genere. Eppure, ragazzi, è arrivato a fare questo, un po' per disperazione, un po' per ripicca, un po' per farle del male, per una serie di motivi. Purtroppo, quando ci sono queste situazioni qui, capita a volte che i figli vengano un po' messi in mezzo per ferirsi a vicenda, perché in questo momento l'arma, chiamiamolo fra virgolette, l'unico modo che lui ha per ferirla è usare Kiro. E quindi sì, lei è veramente a pezzi, perché sapeva che il loro rapporto non era dei migliori, ma non immaginava neanche lontanamente che Renji potesse farle una cosa del genere, comunque, no? Che potesse agire alle sue spalle in questo modo, una bassezza, ragazzi, perché comunque è una bassezza enorme, mettere in mezzo il bambino, cercare di portarglielo via. E quindi vi chiedo, conoscendo Deidre, ragazzi, secondo voi adesso cosa succederà? Lei lo affronterà, come dicevo prima, la domanda che vi un po' ho rivolto prima, lo affronterà e quindi cercherà di parlare con lui per capirne i motivi? Oppure, ragazzi, agirà alle sue spalle, un po' come ha fatto lui, e cercherà in qualche modo di fregarlo? Voi che dite? Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemelo sapere. Io sono curiosissima, come sempre, di leggere i vostri commenti. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber, i miei tutti i link per i vari social, ragazzi, Instagram, Facebook, chi più ne ha più ne metta. E mi raccomando, andate nei canali di miei amici youtuber, ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione, cosa accadrà secondo voi. Io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non...